Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube Giada Mille Esperienze. Oggi nuovo video DIY, costruiamo insieme un biglietto d'auguri a forma di spirale. Iniziamo! Ci occorrono dei cartoncini colorati formato A4, un tubetto di colla, un compasso, un paio di forbici e una squadra. Apriamo il compasso di 10 cm e tracciamo un cerchio sul cartoncino rosso. Il secondo cerchio ha il raggio di 9 cm ed è di colore arancione. Proseguiamo aprendo il compasso di 8 cm e tracciamo il cerchio giallo. Sul cartoncino verde invece tracciamo un cerchio con il raggio di 7 cm. Il prossimo cerchio sul cartoncino blu ha il raggio di 6 cm. Ora apriamo il compasso di 5 cm e tracciamo il cerchio rosa. Sul cartoncino rosso disegniamo un cerchio con il raggio di 4 cm. E infine sull'ultimo cartoncino disegniamo il cerchio più piccolo che ha il raggio di 3 cm. Ora che gli 8 cerchi colorati sono pronti, possiamo ritagliarli accuratamente con un paio di forbici, meglio se dalla punta arrotondata. Io ho scelto i colori dell'arcobaleno, guardate che bello l'effetto! Passiamo allo step successivo, che consiste nel piegare a metà ciascun cerchio e tagliare lungo la linea di mezzeria, in modo tale da ottenere due semicerchi identici. A noi ne servirà solo uno per tipo. Non ci resta che assemblare i vari cartoncini per formare una spirale. Iniziamo ad incollare il cartoncino arancione su quello rosso, cioè su quello più grande. Il cartoncino giallo sull'arancione e così via. Dobbiamo incollare i vari cartoncini in successione dal più grande al più piccolo, lasciando un sottile bordo esterno che consentirà al biglietto di ripiegarsi su se stesso per chiudersi. Arriva la parte più divertente, decorare e personalizzare il biglietto d'auguri. Nella sezione rossa incollo una foto insieme alla mia amica Babi per ricordarle che io sono sempre con lei. In quella arancione incollo una dedica e nell'angolo giallo un bigliettino con un pensiero di buon compleanno. Nella sezione verde uso dei palloncini colorati. E infine nelle sezioni più piccole mi sbizzarrisco a decorare con i miei adesivi preferiti. Come vedete è semplice da realizzare ed è davvero originale e simpatico da regalare a qualcuno di speciale. Decoriamo infine l'esterno del biglietto e utilizziamo una mollettina o un nastrino colorato per tenerlo ben chiuso. Ecco il risultato finale. Se il video vi è piaciuto, condividetelo sui social, lasciatemi un commentino qui sotto e ricordatevi di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Grazie per aver guardato il video, ciao!